Il tesoro vecchio con San Gennaro flagellato, la Basilica di Santa Restituta con il battistero di San Giovanni in fonte, con lo splendido restauro, il tetto della cattedrale con i ritrovati affreschi trecenteschi e la passeggiata sulla testa di Napoli. Il Duomo, antichissimo complesso religioso e monumentale, riapre alcuni dei suoi tesori nascosti o sconosciuti, e così quella che è stata sino al 600 la casa delle reliquie di San Gennaro, il tesoro vecchio, la cappella sopra il torrione, dai antichi affreschi dove San Gennaro appare nell'atto di essere flagellato, una rappresentazione particolare del santo patrono. Il flagello avviene con un santo vestito e non a spalle scoperte. Gli storici studiano ed approfondiscono gli affreschi, i visitatori attendono di vederlo. Per secoli questo affresco è stato ricoperto da un dipinto di Fabrizio Santafede, altro capolavoro, ma in questo sito le meraviglie sono infinite, e così dalla vetrata della cappella del tesoro vecchio, luce dalla quale un tempo il vescovo si affacciava per esporre le ampolle con il sangue sciolto, la parte sottostante appare ancora più bella. Proseguendo lungo il percorso dei restauri realizzati grazie al grande progetto UNESCO, si giunge dinanzi la fonte battesimale più antica dell'Occidente, il battistero di San Giovanni in fonte, un sito di epoca paleocristiana all'interno dell'antica cattedrale, la Basilica di Santa Restituta, che sarebbe stata fondata dall'imperatore Costantino. Dal bianco del fonte battesimale al blu e turchese della volta e del tamburo. Un'ulteriore tappa di questo viaggio nel tempo è quello sul tetto della cattedrale, dove è stata realizzata una straordinaria passeggiata che alterna la visione del Vesuvio, di Capri, del mare, ai vicoli, alle cupole e ai decumani, un cammino che attraversa anche la volta trecentesca del Duomo, tagliata dagli interventi settecenteschi e dall'interno della quale sono riemersi gli antichi affreschi trecenteschi. Il restauro di questi siti è stato complesso ed unico perché le opere sono state eseguite su ambienti, materiali e spazi di epoche diverse. A spiegarlo è il soprintendente di Napoli, Luciano Garella. Questo è, io trovo, uno degli scopi fondamentali del restauro, dell'attività di restauro, quello di riuscire a permeare ulteriormente la realtà del monumento acquisendo ulteriori dati relativi alla sua conoscenza. Nel caso di specie, il contributo è stato, direi, determinante perché da un lato, con la riscoperta della Cappella del Tesoro Vecchio di San Gennaro, si collega anche alla tradizione, alla storia, alla fede, alla particolare fede e attenzione che il popolo di Napoli ha sempre avuto e continua ad avere, e la cosa devo dire è lodevole, nei confronti del proprio santo patrono. Ulteriormente poi si sono trovate a decorazioni ad affresco trecentesche, ma poi, al di là di tante altre operazioni di restauro che si sono effettuate e compiute, un'altra cosa fondamentale a coronamento di questa iniziativa di grandi restauri del Duomo è stata quella di consentire, di riuscire a realizzare un'ipotesi di valorizzazione facendo comprendere la difficoltà anche degli accessi alle coperture del Duomo e quindi la consecutio anche delle fabbriche che hanno costituito poi quello che oggi appare come un organismo unico, intero, ma che nella realtà è frutto di addizioni, modifiche, trasformazioni che si sono succedute nel corso dei secoli.